terremoto. Oggi ad Amatrice i funerali solenni. Vedete il nostro segno di lutto in alto sul teleschermo. Avrete seguito le polemiche sui tetti crollati addosso agli abitanti, pesanti coperture in cemento armato costruite su muri inadatti a reggere tanto peso. Eppure ci sono tecnologie che permettono di riqualificare gli edifici. Ecco un esempio, Claudia Pregno. 10 cm di spessore, 4 metri di lunghezza, 1,5 di larghezza, 70 kg di peso. Regge 21 quintali di mattoni. È stato ideato e realizzato nel 2013 dopo il terremoto in Emilia-Romagna, il pannello termoisolante strutturale che permette di riqualificare e rinforzare edifici anche d'epoca, quindi a scongiurare che eventi sismici li facciano crollare. Quattro i materiali che lo compongono: alluminio per un rivestimento contro acqua e umidità, legno che fa da scheletro, poliuretano per l'isolamento termico che ingloba e salda tutti gli elementi. Essenziale perché lo scheletro regga sono i muscoli, in questo caso costituiti da una rete di fibra di vetro. E questa è la vera protagonista della capacità portante del mio pannello e soprattutto della capacità di questo pannello di resistere alle sollecitazioni di ogni genere, in particolar modo quelle sismiche. I pannelli made in Cambiano della Isotetto, posati a secco sui solai, garantiscono tenuta di carico, quindi di coperture in lose e anche grandi quantità di neve. La loro leggerezza però permette alla muratura sottostante di resistere in caso di sollecitazioni date da scosse di terremoto o dal traffico sostenuto. Paragonabile a un tetto in cemento armato, ma con un decimo della massa. Vuol dire che in caso di sollecitazione sismica genera una sollecitazione di un decimo inferiore a quello che si avrebbe con un tetto in cemento armato. Se si fissano con tasselli alle pareti interne o esterne, i pannelli funzionano da scatola. In caso di sollecitazione sismica, la muratura non viene espulsa dal suo piano di posa, ma viene tenuta insieme e quindi l'edificio non collassa. Ancora, i pannelli sono termoisolanti, consentono importanti risparmi energetici. Posa veloce e costi ridotti sono le altre prerogative, insieme al nullo impatto ambientale. Perché tutti gli scarti della lavorazione di questo pannello possono essere triturati e poi possono essere utilizzati per essere insufflati all'interno delle murature a cassa vuota, che garantisce una buona coibentazione energetica.